Quello che è interessante è che se io prendo un tessuto di lino e, come vedete nell'immagine a destra, lo tocco con la mia mano, vedete l'impronta delle dita che produce una luminescenza sul lino. Ecco, queste scariche sono le scariche corona. E io ho fatto qualche esempio, non ho messo la mano ovviamente, ho messo oggetti metallici, una ruota di orologio, cose di questo tipo, per ottenere immagini che mi sono risultate con le caratteristiche microscopiche della sindone, anche la doppia superficialità. Ho qui un esempio, se volete ve lo faccio anche vedere, solo che è una cosa piccola così, non posso mostrarla così in giro. Questo può essere correlato in qualche modo alla sindone? Beh, ecco, allora ho cercato un po' di informarmi e per esempio ho trovato molto interessante il fuoco santo che si sviluppa ogni anno durante la Pasqua ortodossa al Santo Sepolcro. Come voi sapete, questo fuoco santo è un fuoco molto particolare che non brucia, nel senso che è a bassa temperatura, avete qui una mano che non si ostiona, e che ha delle caratteristiche particolari anche perché sembra, secondo questo scienziato russo Andrei Volkov, che sia legato a forti campi elettrici. Quindi effetto corona potrebbe essere qualcosa di analogo. Anche Geoffroy II muore, la figlia Margherita di Charny decide di dare la sindone ai Savoia, non ha eredi e quindi fa questo passaggio di consegne ad Anna di Lusignano e Ludovico di Savoia. Siamo al 22 marzo del 1453, la sindone è in Francia da circa 100 anni e Leonardo da Vinci in quel momento è nella culla. Voi mi direte che c'entra Leonardo da Vinci? C'entra perché il National Geographic, sì, il National Geographic ha fatto un documentario che afferma che la sindone è un'opera di Leonardo da Vinci. Pensate un po' voi, non ci si può più fidare nemmeno del National Geographic, perché Leonardo da Vinci, certo, non può averla prodotta. I Savoia fanno costruire nel loro castello quella chiesa, quella Saint-Chapelle, in cui avviene poi quell'incendio che danneggia la sindone. Oggi però c'è molta più cautela da parte degli scienziati, sono passati 30 anni da quella datazione e vedete che per esempio la Beta Analytic, che è uno dei più grandi laboratori di radiodatazione al mondo, si trova a Miami in Florida, dice chiaramente che la Beta Analytic non effettua la datazione di tessuti a meno che questa non sia parte di un'indagine multidisciplinare, ci deve essere il parere di un archeologo che assicuri che l'oggetto sia databile. Qual è il problema della datazione di una stoffa? Che una stoffa ha una superficie di interscambio con l'ambiente totale, non è un osso, un pezzo di legno dove si può campionare all'interno, dove non c'è contaminazione. La stoffa purtroppo è molto sottile e allora dicono chiaramente gli scienziati della Beta Analytic che le stoffe che sono state trattate con additivi o conservanti generano un'età idrocarbonica falsa e quindi oggi viene ammessa la difficoltà di una datazione affidabile se il campione non è stato garantito come databile da chi conosce la sua storia. Tutto il contrario di quello che fu fatto nell'88, perché furono esclusi dal progetto di datazione non solo i 33 scienziati americani che hanno studiato la sindone, ma anche tutti gli scienziati italiani del Centro Internazionale di Sindonologia di Torino. Fuori tutti, ci siamo solo noi col punto esclamativo. E vedete che oggi tanta superbia non c'è più. Infatti, addirittura anche il nuovo direttore del laboratorio di Oxford ha ammesso che ci sono altri motivi per pensare che la sindone sia vera. È compreso tra meno 2 e 2? Vuol dire che non è significativo. Se il risultato del test invece va oltre l'intervallo meno 2 più 2, vuol dire che il risultato è significativo. Questo spiegato in 10 secondi la t-statistica, cioè allora il 95% di probabilità è contenuta nell'intervallo meno 2, 2, perciò faccio il test e vado a vedere. Allora, noi non sappiamo come il materiale è stato tagliato. Bene, non sappiamo il materiale come è stato tagliato e allora cosa fa uno statistico? Considera lo spazio degli eventi, considera tutti i possibili modi in cui questo materiale è stato tagliato. Bene, tutti i possibili modi, se uno si mette lì con carta e penna, l'abbiamo fatto lì con Giulio, e sono circa 400.000.
Non ci sono, assolutamente problemi. Allora si tratta di andare a considerare circa 400.000 modelli. Certo, lo fa il computer, Lo fa MATLAB adesso, Lo utilizzate MATLAB voi nei vostri studi? Ecco, bene. Allora si tratta di fare un loop in cui vai a considerare tutti questi 400.000 modelli. Cioè, tempi in cui l'abbiamo fatto, il computer alla sera e al mattino sono andato a vedere i risultati che forniva. Allora, vediamo un po'. Se Oxford ha fatto tre misure, o l'ha tagliato in questo modo, o l'ha tagliato in questo, o l'ha tagliato in questo, in questo modo. Tutti i possibili modi deve considerare. Deve considerare lo spazio degli eventi. Deve considerare... Noi non sappiamo come l'ha tagliato Oxford. Similmente, noi non sappiamo come Zurigo come l'ha tagliato. E Zurigo, su internet sono state pubblicate due immagini che mostra che c'è stato un primo taglio in questi due pezzi, un pezzo più grande e un pezzo più piccolo, ed eccolo qua, tutti i possibili modi, sempre di Zurigo. Bene, e a questo punto anche per Arizona sempre la stessa identica cosa. E poi con Arizona c'è il discorso addizionale. Arizona ha datato solamente a 1 o ha datato a 1 e a 2? Questo è il problema. Li ha datati tutti questi due pezzi o ne ha datato uno solo? Bene, allora si considera tutte le possibili 387.000 regressioni e si va a vedere la significatività del test. Insomma, invece di avere un solo numero, dato che ci sono 387.072 modelli, ci sono 387 quelli che siano, circa 380.000 numeri. Allora, se voi lanciate la moneta, voi vi aspettate di trovare, se la moneta è casuale, magari un po' di testa, un po' di croce, ma se la lanciate 380.000 volte, voi vi aspettate di trovare, ma circa 190.000 volte testa e circa 199.000, dall'altra parte 50% di croce. Questo anche lo capisce anche un bambino, questa cosa. È chiaro che se per 380.000 volte io lancio la moneta e se 300.000 casi o 350.000 mi viene testa, è un po' una cosa strana. Quella moneta io la considero truccata. Le conclusioni sono che Arizona ha datato solamente a con una. Perché tutti i casi e in cui Arizona ha datato, se avesse datato sia con uno e a con due, lo becchiamo, perché quei casi danno luogo ad un valore anomalo, ad un outlier. Cioè il modello va perfettamente se Arizona ha datato solamente a con uno, ma se Arizona ha datato entrambi, ecco, c'è un chiaro valore anomalo. Bene, allora, questo è il professore Giulia dell'Arizona, dopo qualche anno effettivamente ha confermato che Arizona ha datato solamente a con uno. Però questo è il potere, the power of statistics, questo è il potere della statistica. Allora, le conclusioni sono che i dati della sindone presentano una forte eterogeneità che non c'è negli altri campioncini, e questo nessuno lo può negare, che Arizona ha datato solamente a con uno, che c'è un'evidenza di un forte trend lineare. Ma questo trend lineare che diavolo vuol dire? Ma chi lo sa? Un trend lineare vuol dire una cosa che varia in maniera sistematica. Da cosa può dipendere? Chi lo sa? Non lo sa. Il trend lineare è un'approssimazione di qualcosa che c'è. Vuol dire che questi campioncini, la datazione dipende appunto dal punto in cui è stata presa. Perciò, insomma, non è vero che queste 12 misurazioni derivano da una singola ignota quantità, e perciò quella conclusione che c'era nel paper di Necia, che c'era in questo paper, deve essere rivista, perché non c'è un chiaro effetto spaziale. Potete trovarne di più su questo paper, sul cosiddetto Statistics and Computer, che è una delle 10 riviste più importanti di statistica. E l'ultima analisi, quella relativa al 2018, e cioè, allora, se noi, questo qua è il nostro modellino,
se noi andiamo in previsione, cioè questi sono millimetri, perciò basta che ci spostiamo di 10 centimetri e la datazione che con radiocarbonio mi diceva che era del 1200, basta che noi ci spostiamo e viene 1000 anni prima, se ci spostiamo a destra mi viene 1000 anni dopo. Allora, per me questo è veramente un mistero ancora da esplorare, però quello che vi ho fatto vedere, questa è la statistica, c'è il programma MATLAB e questo è assolutamente incontestabile. Grazie per l'attenzione. Bene, avete visto allora che dal punto di vista statistico non è accettabile il risultato del carbonio 14, c'è qualche cosa che non va. Che cos'è questo che non va? Ancora non sappiamo rispondere esattamente perché, non abbiamo a disposizione i campioni ufficiali di Sindone da studiare. Del resto qualcuno dice sì, proviamo a rifare una datazione, ma questo vuol dire prendere un altro campione, bruciarlo e poi andare a vedere cosa viene fuori. E fra un po' forse sapremo che la Sindone era autentica, perché l'avremo un po' carellata da tutte le parti, non saremo più. Bene, seguire qualche altro metodo. Ecco, proprio per questo io ho chiesto all'Università di Padova un finanziamento ancora qualche anno fa e in collaborazione con varie università, tra cui anche quella di Bologna e di Modena, abbiamo messo a punto datazioni alternative. Datazioni alternative che ancora non hanno preso ovviamente molto piede, anche perché c'è carbonio 14 che fa la parte del leone, ma quando si ha a che fare con campioni che probabilmente, anzi senza probabilmente, secondo me, sono contaminati, a questo punto è necessario fare qualche prova alternativa. Ecco che allora abbiamo sviluppato essenzialmente tre metodi alternativi al carbonio 14. Come vedete c'è la cosiddetta datazione meccanica, di cui vi parlerò dopo, o se no posso farvi un cenno adesso, così guadagniamo tempo, faccio in due parole, vi dico che la datazione meccanica consiste nel prendere delle singole fibre di lino sono più sottili di un capello, e montarle su un'opportuna macchina, vedete qui, che abbiamo costruito all'Università di Padova, e tirarle ciclicamente in modo tale da determinarne le caratteristiche meccaniche. Ovviamente tutto questo è nuovo, per cui abbiamo dovuto incominciare a progettare, costruire, tarare una macchina per montare queste fibre, studiare delle opportune mascherine che montassero la singola fibra, che deve essere ovviamente montata sotto microscopio, e poi fare appunto queste prove cicliche di trazione. Allora, abbiamo impiegato quindi queste due tecniche, spettri vibrazionali infrarossi e spettri Raman, però in trasformata di Fourier, FT Raman, che richiede l'uso di un laser infrarosso, dato che tutte queste fibre sono molto fluorescenti, cioè quando vengono illuminate da un laser normale producono una radiazione luminosa altissima, per cui si va fuori scala rapidamente, quindi bisogna trovare degli escamotage per riuscire a ottenere gli spettri di Raman. Quindi vengono ottenuti in questo caso con il Raman trasformato in Fourier con un laser a infrarosso a 1064 nanometri. Dobbiamo anche studiare naturalmente quale può essere l'evoluzione nel tempo della cellulosa, che i composti si degradano e quali bande fanno riferimento a questo degrado o a questa formazione di composti nuovi. Per fortuna negli ultimi 20 anni, diciamo, Raman è dell'inizio del secolo del Novecento, ebbe il premio Nobel del 29. Va bene, cerco di andare veloce. Dopo vado più veloce perché ci sono molte immagini. C'è problema. Volevo inquadrare appunto il metodo su cui si basa e come si è evoluto il metodo analitico per trovare una curva di taratura, come sempre nel caso dei metodi analitici.
tra le proprietà molecolari appunto c'è questo della bande infrarosse Raman che hanno regole di selezione differenti, quindi si basano su effetti diversi, uno è assorbimento, l'altra è uno scattering, e quindi possiamo seguire sia composti che si degradano nel tempo, sia composti che si formano nel tempo. Cercando quindi, soprattutto anche all'interno di questi spettri, delle proprietà invariabili, cioè ci saranno delle bande che restano fisse comunque anche nel corso di 5.000 anni, ci sono invece delle bande che chiaramente cambiano nel tempo. In particolare, per esempio, in queste strutture, gli ossidrili, gli OH, insomma, che stanno all'interno delle fibre. A proposito del Raman, la frequenza dell'eccitatrice qual era? 1064. Cioè è un laser infrarosso neodymium YAG, IAG. Sono veramente un primitivo. Io ho lavorato col Raman con laser visibile. Allora, beh, è un commento riguardo all'ultima domanda. Abbiamo scelto proprio di fare l'analisi Raman infrarosso per evitare la notevole fluorescenza che è presente nel lino. E quindi abbiamo proprio cercato Bologna, che era specializzata in questo. Ecco, allora, sono state presentate un po' velocemente i tre metodi alternativi. Qui vediamo un riassunto dei risultati. Qui sopra vedete i diversi parametri meccanici che hanno fornito una data media del 400, più o meno 400 anni, a livello di confidenza del 95%, e che sono stati riportati qua. Raman invece ha dato un'età più antica, 200 a.C., più o meno 500 anni. Qui il più o meno 500 è maggiore del 400 proprio per la fluorescenza che era ancora presente. FTR invece 300 a.C. più o meno 400 anni, ma bisogna tenere presente di una correzione per un effetto sistematico valutato in 452 anni, proprio perché il calore dell'incendio di Chambéry ha prodotto appunto uno shift dei risultati, e questo l'abbiamo ottenuto in base a prove sperimentali su lini moderni scaldati con temperature di Chambéry. Ad ogni modo, mediando questi tre valori, meccanico e due chimici, troviamo una età della sindone del 33 a.C., più o meno 250 anni a livello di confidenza del 95%. Ecco qua l'analisi numismatica di cui vi ho parlato prima delle monete bizantine ci dice che dobbiamo essere prima del 692. Da osservare che la compatibilità fra i tre metodi meccanico, Raman e FTR, guarda caso, corrisponde solo al primo secolo d.C. Ed ecco perché è il titolo del libro Sindone primo secolo d.C. Adesso affrontiamo altri aspetti scientifici, prima di tutto l'analisi dell'immagine corporea. L'immagine corporea che voi vedete qui la possiamo toccare, misurare, ma non la possiamo riprodurre. Ecco, avrete visto nei media che qualcuno ha dichiarato di poter riprodurre questa immagine, ma questo non è possibile perché poi a livello scientifico i risultati sono stati smentiti. Proprio io con un francese abbiamo messo in crisi appunto questa pubblicazione di chi diceva che era riuscito a duplicare la sindone. Io adesso vi introduco un po' gli studi sulla tridimensionalità dell'immagine, ricostruzione tridimensionale del corpo avvolto dalla reliquia. Di questo già ne abbiamo parlato a questo punto. Riguarda i primi studi tridimensionali che abbiamo fatto all'Università di Padova. Questo è un mio tesista che, oltre a studiare, fare una ricostruzione a computer cinematica antropometrica, ha evidenziato la tridimensionalità mettendo in evidenza appunto l'ipotetica distanza corpo-lenzuolo correlandola ai colori e all'intensità di chiaroscuro che si vedono nell'immagine.
Ecco, abbiamo incominciato a sviluppare questo modello tridimensionale, addirittura il mio studio è cominciato una ventina di anni fa, proprio perché, come vi dicevo prima, forse l'uomo oggi conosce non più del 5% di quello che si potrebbe conoscere sulla sindrome. Viene quindi studiato un modello scientifico tridimensionale dell'immagine corporea con i tre seguenti scopi principali. Prima di tutto studiare il tipo di avvolgimento corpo-lenzuolo per meglio conoscere a quali condizioni si sia formata l'immagine. Ecco, oggi come oggi non sappiamo, qui vediamo un modello di avvolgimento, non sappiamo come la sindone abbia avvolto il corpo. In più, prima numerosi scienziati, prima di questo risultato, prima di questa ricostruzione, pensavano addirittura che ci potesse essere 5-10 cm anche di distanza fra lenzuolo e corpo avvolto. Secondo questi ultimi studi invece risulterebbe un avvolgimento molto più stretto, come vedete qui, questa è la presentazione che ho fatto l'anno scorso a Richland negli Stati Uniti, dove sembra invece, sulla base di queste analisi, che l'immagine si sia formata quasi a contatto del corpo. Conosce la cosiddetta distanza di estinzione, cioè la massima distanza in cui si forma l'immagine, è un parametro molto importante per conoscere poi tutte le altre caratteristiche correlate. Studiare tracce ancora non chiare sulla sindone, per esempio la dinamica della formazione delle macchie ematiche, queste tracce di sangue che vediamo sulle braccia, per esempio, sono chiaramente derivate dall'infissione del chiodo, ma quando si sono formate ancora non lo sappiamo con certezza. Sono formate in croce, durante il trasporto dalla croce al sepolcro, durante la deposizione, tutto è ancora da chiarire. Studiare dettagli medico-scientifici ancora non chiari, quali la postura dell'uomo e le torture subite, che poi i medici vi diranno, è qualche cosa abbiamo già evidenziato. Una breve storia della tridimensionalità dell'immagine sindonica, soprattutto rivolta agli studi che abbiamo fatto all'Università di Padova, è questa. Già nel 1998, un mio primo tesista ha costruito un modello antropometrico cinematico dell'uomo della sindone, e lo vedete qui, i primi risultati di avvolgimento di cui già vi parlavo prima. Tra l'altro, prima cosa che è stata evidenziata, vedete che il piano di appoggio non è un piano perfettamente piano, ma vedete che è un piano parzialmente avvolgente. Quindi probabilmente fra sindone e la pietra tombale è stato messo uno strato di polveri per esempio corrispondenti almeno in parte, quei 30 kg di ala e mirra che sono descritti da Giovanni nel Vangelo. Ecco, questi sono alcuni dei primi tesisti che si sono laureati in ingegneria meccanica, e questi sono alcuni titoli del lavoro che hanno fatto. Vi posso dire che tutti questi tesisti sono stati lasciati liberi di seguire i loro studi, non hanno avuto la mia influenza, e tutti hanno trovato informazioni a favore dell'autenticità, nessuno contro. Addirittura ho dato una tesi contraria all'autenticità volutamente, e alla fine del suo lavoro il tesista viene da me e mi dice: professore, non so come fare a laurearmi perché non riesco a fare quello che mi chiede. Ecco, questo è il corpo tridimensionale costruito da Sergio Rodella, e adesso possiamo aprire. Benissimo, ecco, allora, vedete, questo è il corpo coperto dalla sindone, e possiamo togliere. Teniamo il filo vicino, dove collochiamo. Mettiamo lì? Lo mettiamo qui, dove facciamo le schiave. Ecco, io con questo finisco la presentazione e passerei la parola al professor Gianmaria Pompieri. Allora, che vi parlerà un po' dal punto di vista tecnico quello che è stato fatto. C'è bisogno di un modello credibile
vero veritiero dell'uomo che è stato avvolto dalla sindrome, proprio per portare avanti quegli studi, quelle ricerche, per esempio sulla formazione dell'immagine, per capire meglio certe impronte, certe macchie, certi segni che sono presenti e che non sono così facilmente interpretabili, eccetera, eccetera. Quindi ho detto, vabbè, parliamone, insomma, non è possibile fare una sintesi automatica di un modello tridimensionale con strumenti informatici, non funziona così, non è possibile. C'è bisogno dell'intervento di una manualità, di una persona che conosce a fondo l'anatomia, che sa renderla per arte e per conoscenza, tenuto, diciamo, a sotto stretto controllo però di chi si occupa di misure, di chi si occupa di geometria, di chi si occupa di medicina, di chi si occupa di ortopedia piuttosto che di che studia queste cose. E questo è stato, diciamo così, l'origine, è stato presentato da conoscenti Sergio Rodella, che aveva già in altre opere precedenti, se andate sul suo sito e andate a vedere, trovate degli esempi strepitosi di indagine della forma del corpo, realizzata però in un modo, con un rigore strepitoso. Tanto per dire, prima di fare la statua io faccio lo schema, mi dice, io creo la struttura, che lo si fa sempre per iterativa, però il conto è la creazione artistica in cui uno sa cosa vuole ottenere e, diciamo, va avanti in un'unica direzione. In questo caso bisognava ottenere invece un modello che rispondesse all'immagine simbolica, quindi con tutto un percorso di tentativi, di correzioni, di prova d'errore che adesso verrà raccontato. Vado veloce. Quindi motivazioni sono esattamente queste che ho accennato. Ipotesi, assunzioni. Questo è importante perché da dove siamo partiti, che cosa abbiamo posto come punto di partenza proprio per questo lavoro. Due ipotesi, sostanzialmente. La prima, per tutto quello che la sindrome è in grado di raccontarci, fedeltà e obbedienza assoluta all'immagine sindonica, frontale e dorsale. Le due immagini, nella loro lettura, ho veduto io stamparle in scala reale con diverse tipologie di filtraggio, vedremo fra un attimo, ma e sono state messe a disposizione di Sergio Rodella, che le ha potute contemplare prima, studiare, scarabocchiare, cancellare, rifare, riguardare innumerevoli volte, appunto, in due anni. Però fedeltà all'immagine, quello è il punto di partenza primario. Per tutto ciò poi che l'immagine sindonica non diceva o non diceva sufficientemente bene, riferimento all'uomo canonico, artista che erede di 500-600 anni di storia, diciamo, dal Rinascimento, da Donatello. Da Donatello, perché la città è legata a Donatello. Padova, diciamo, questa è quella anche di Donatello come scultore, come primo scultore che ha fatto i bronzi. Scultore scientifico. Scultore scientifico che ha realizzato i primi modelli dei bronzi, per esempio, che si trovano nella Basilica di Sant'Antonio e che sono uno salto decisivo, proprio perché l'introduzione degli studi trascendentali sulle prospettive eccetera hanno permesso di realizzare repliche del corpo umano totalmente differenti da quello che era in modello. Anatomicamente corrette, non solo quelle umane, ma anche del cavallo. Perfetto. Quindi, per quanto riguarda allora i criteri, uomo canonico, diciamo, e obbedienza del sangue. Sia per ignoranza nostra, sia, diciamo, volutamente, non siamo andati a fare tutta la storia di quello che era stato fatto prima, proprio per non lasciarsi neanche tanto, diciamo, influenzare o condizionare. A parte, chiaramente, Lefranti, che sapeva tutta la storia precedente, ma dal punto di vista degli operativi, di quelli che poi hanno soprattutto lavorato sul modello, queste due sono state le cose di partenza. L'immagine sindonica, ci siamo basati su una fotografia di Gian Durante scattata nel 2002 e ufficializzata. È una stampa in scala, come tutte le stampe che fornisce il centro di Torino. Su questa immagine però una considerazione: è un'immagine del 2002, quindi successiva al
restauro, chiamiamolo così, che è intervenuto nel 2002, che ha diciamo operato pesantemente sull'immagine sindonica, sul telo sindonico. Cosa è stato fatto? Sono state rimosse le toppe, è stato sostituito il telo di Olanda, del telo di supporto posteriore, sono state rimosse appunto insieme alle toppe anche erano dei sacchetti che contenevano anche le ceneri della parte di Sidon che è stata bruciata durante l'incendio di Chambéry, questa è stata rimossa e collocata altrove. Sono state anche asportate dei fili di tessitura sul retro, ma asportate piccole parti di tessuto per varie motivazioni, ma soprattutto l'immagine è stata stirata. E quindi qui vedete sopra le immagini, queste sono riportate da Ghiberti, da una persona che era presente durante questa operazione, che hanno misurato sia prima che dopo questa operazione di stiramento le dimensioni effettive dei quattro lati della sindone e hanno pubblicato queste informazioni. Queste sono le dimensioni, vedete che c'è stato uno stiramento di alcuni centimetri. Nella nostra scelta di quale immagine utilizzare per la ricostruzione abbiamo deciso di utilizzare l'immagine attuale, cioè quella post 2002 con le dimensioni riportate sotto. Quindi è difficile dire quanto era alto l'uomo della sindone, perché se prendiamo l'immagine pre-2002 sono i numeri che erano evidenti prima sulle slide di Giulio Fanti. Adesso, dopo questa operazione, viene fuori un uomo alto 1,80 m, ma l'immagine è stata stirata, quindi c'è stata questa deformazione di immagine. Supposto che non si tratta di uno scultore che premette l'espressività alla conoscenza. Prima di tutto la conoscenza. E quindi quando si pone il problema di che cosa fare con la sindone, perché l'equipe gli chiede di occuparsene, sa che dovrà inventare strumenti da scultore, ma da scultore con un impianto scientifico. E vi indicherò prima i 6 strumenti che lui usa. E poi i 20 passaggi che stanno alla base della procedura metodologico-operativa con cui ha costruito quell'opera. L'opera non è un'opera espressiva. Modella è capace di cose funamboliche dal punto di vista espressivo, ma la scelta etica che ha fatto Rodella è: non devo aggiungere nulla di me. La testimonianza etica è che quest'uomo, l'uomo della sindone, deve essere rispettato dal momento iniziale fino alla fine, perché le leggi per la costruzione di quello sono determinate dal telo della sindone. La prima volta che ci siamo trovati dopo che aveva ricevuto questo incarico, dico: ma Sergio, tu sai da che parte cominciare? Sinceramente no. Ma perché? Io non ci capisco niente. E allora dimmi che cosa non capisci. Beh, guarda, a me la prima impressione è che questa sia una patacca, perché non è possibile che una mano anatomicamente corretta abbia l'indice più lungo del medio, non è possibile che il naso sia con quelle dimensioni, e se vado a fare un primo calcolo impressivo delle ombre delle labbra mi fanno portare a un'ipotesi di un uomo di 60 anni. Quindi la prima domanda che mi pongo è corretto? Stiamo lavorando su una roba plausibile? E l'operazione che ha in testa nel momento in cui capisce che quelli non sono errori,
ma sono deformazioni. Che non siamo di fronte ad una geometria euclidea, siamo di fronte ad una geometria deformata per avvolgimento. Le dita sono più lunghe perché il telo è piegato anche verso i pollici. La deformazione del volto è dovuta al fatto che non si tratta di una dimensione bidimensionale di un volto. E quindi bisogna calcolare la tettonica, potremmo dire, di questa struttura e trovare dei criteri con cui individuare misurazioni rigorose. E in questo naturalmente gli viene incontro la conoscenza strabiliante che ha della muscolatura e dei punti di connessione tra muscolatura e scheletro. Ha bisogno di strumenti. Uno è quello. Quello sarà uno degli strumenti che lui userà per centinaia di volte. Perché tutte le volte che farà una modellazione, la regola non è ho capito, ma è il telo ha capito. Perché se non si adagia completamente, sinuosamente e rigorosamente al telo, non è sbagliato il telo, sono sbagliato io. Scusate, aggiungo solo due cose, perché chiaramente vi racconto di un metodo, e quello che sto raccontando è un metodo di lavoro, di costruzione, metodo di costruzione di un modello tridimensionale, perché la cosa interessante è, appunto, non è l'interpretazione artistica, ma è l'applicazione del metodo. E questo lo rende scientifico, perché è replicabile. Se qualcun altro ha voglia di cimentarsi, queste sono le informazioni, queste sono le misure, queste sono le esami dati, da cui chiunque può, se ha le conoscenze chiaramente adeguate, può, e le abilità, può applicare il metodo. Vorrei farvi vedere solo velocissimamente, allora queste le ho già viste, due cose, nel senso che c'è stata un'interazione della costruzione dello scheletro. Arrivati alla modellazione del corpo, questo è il primo modello, siamo al 5 dicembre del 2016, il primo modello perché è stato, plastilina, è stato poi valutato in che modo? Ecco, c'è stata chiaramente un'attività di collaborazione, chiaramente di verifica di che cosa è stato fatto. I metodi di verifica che abbiamo adottato sono tre, il primo è stato citato, è quello dell'avvolgimento fisico mediante la replica tra sindone, che è proprio quel telo. Poi abbiamo applicato an== anche metodi proprio ingegneristici di scansione, di costruzione del modello virtuale e di misurazione. L'avvolgimento fisico, questa è la prima foto, volevo farvi vedere brevissimamente il primo avvolgimento proprio del 5 dicembre del 2016. Ecco qua, questa è la prima volta in cui il professor Panzi ha procurato questa replica. E sul primo modello, che era stato generato con il pisciatore che avete visto prima, si è proceduto a stenderlo sopra e a ricercare tutti i punti notevoli, i punti di repere che erano stati identificati per vedere se la cosa tornava. Dopo tutto quello che abbiamo detto e date le mie convinzioni per i lavori precedenti, non me la sento più di dire l'uomo della sindrome, per me è Gesù e basta. E allora, la prima cosa che noi vediamo è, la cosa che ci colpisce è la rigidità di questa statua. È indiscutibile. E se noi la mettiamo in piedi, è esattamente come era Gesù sulla croce, a parte la composizione delle braccia e della testa che vedremo fra poco. E confrontato con un dato sperimentale, voi vedete, più o meno abbiamo a che fare con un soggetto della stessa dimensione dell'uomo della sindrome.
noi vediamo che l'uomo si è accasciato, come succede in tutti i soggetti che muoiono. Era stato discusso in letteratura questo fatto, però in certo senso, cioè, come facciamo a vederlo? Vedete, c'è una maggiore flessione del capo e del dorso rispetto al soggetto volontario, una maggiore flessione delle gambe, la rotazione del torace è verso davanti e quindi appoggia sulla scapola sinistra e si appoggia anche sul gluteo destro, perché la gamba sinistra deve appoggiarsi sull'altro posto e si è anche accasciato. Il problema dell'accasciamento e della flaccidità lo vediamo anche nel viso dell'uomo della sinistra. È un uomo con la muscolatura, con i muscoli pellicciari della faccia rilassati, e che dà questa impressione di questa solennità maestosa dell'uomo. E allora cominciamo un po' a ragionarci sopra. Una persona che muore va incontro piano piano alla corruzione. Questa corruzione ha dei tempi tecnici che sono assolutamente diversi se un soggetto è morto di morte violenta o di morte così, diciamo, normale. E allora, se noi mettiamo qui in un diagramma ciò che succede in un soggetto normale, le modificazioni post mortali, cosa vuol dire? Vi è uno stato di flaccidità di circa 3 ore, tanto è vero che al cadavere si mette una mentoniera, perché se no la bocca si rimane aperta, si abbassano le palpebre, se no ti guarda con gli occhi sbarrati. Bene, dopo 3 ore inizia la rigidità, questa rigidità diventa completa nel giro di 9 più 8, 15, 16 ore, sono tempi medi, e rimane per 36 ore. Dopo 36 ore il soggetto, il cadavere, va incontro a una autolisi muscolare e a processi di putrefazione. Tutto questo portano piano piano, nel giro di 3-4 giorni, a una completa risoluzione della flaccidità. Benissimo. In un uomo invece che è morto di morte violenta, direi nessuno ha avuto una morte più violenta di quella di Gesù, che cosa è successo? Che la flaccidità è stata più o meno immediata. Qui noi abbiamo messo 20 minuti, ma probabilmente siamo dovuti pochi minuti, perché è arrivata, è iniziata la rigidità. Questa rigidità praticamente era completa, pressoché irreversibile, alle ore 17, alle 5 del pomeriggio, quanto è stato più o meno deposto da Giuseppe di Arimatea. Quindi rigidità completa dopo dalle 3 alle 5, dopo 2 ore. Questa rigidità massima probabilmente sarebbe durata poche ore, forse fino alla sera del venerdì, e dopo sarebbero cominciati i fenomeni di putrefazione. Ma allora questa rigidità si sarebbe risolta e noi non l'avremmo vista. Cioè, noi abbiamo fotografato questa sintoma, il fotografo, una persona che è in rigidità massima, così come lo era alle ore 17 del venerdì, mentre la sintone dovrebbe essere stata raccolta, prodotta la domenica mattina. Ecco, alcuni autori addirittura, data questa contraddizione, suppongono che Gesù sia risorto il venerdì sera e quindi poi la sintone l'abbiamo raccolta dopo. Quindi c'è questa discrepanza. È una cosa un po' assurda, un po', direi, un po' stupida, però non la vedo razionale. Dove sta allora il trucco? Ma allora che cosa è successo? Che cosa ha mantenuto Gesù incorrotto, non putrefatto fino alle 36 ore quando è risorto? Ci deve essere qualcosa. Quindi, o è stata la mano del Padre Eterno, cosa che dal punto di vista scientifico non viene, almeno per sottoscritto, accettata, perché tutto doveva essere normale, oppure ci deve essere stata qualche altra cosa. Che cosa? Le 100 libbre di mirra e di aloe portate da Nicodemo. Il sottoscritto studia queste resine dal 1994, quindi sa cosa dice. Cioè, la mirra ha un potere, adesso vedremo, antibatterico, antifungino e anche
ritardante l'autolisi muscolare per vari meccanismi che sono descritti fra l'altro in letteratura, non soltanto da sottoscritto. E allora cosa succede? Che Nicodemo ha portato questi 100 libri, cioè questi 35 kg di sostanze, di mirra e di aloe, e probabilmente vedremo anche di natron. E avvenne, come c'è, cioè, una quantità regale, perché appunto il re Asa, re di Giuda dell'800, del IX secolo prima di Cristo, era stato proprio disteso sul prometto tutto ripieno di aroma di unguenti delicati. È successa la stessa cosa per Gesù. Ed Etius, archiatra della corte di Costantinopoli, nel trattato di conservazione del cadavere, raccomandava come sufficienti una libra di mirra e di aloe, quindi altro che 35 kg. Il corpo dell'imperatore Giustiniano I, le monete del nostro Fardi sono del Giustiniano II, sepolto fra gli antichi Romi, è stato trovato pressoché incorrotto quando c'è stata l'occupazione del 1200 dei Franchi e dei Veneziani. Quindi è una cosa nota. E adesso cominciamo un po' a complicarsi la vita. Il corpo di Gesù deposto era certamente sporco di ferite, perché aveva sudato, aveva sbavato, forse gli hanno buttato addosso chissà cosa, comunque aveva sanguinato, quindi era certamente sporco. Era pieno di germi, anche se non si vedevano germi, e allora tutto questo avrebbe facilitato in maniera tumultuosa la putrefazione, e questo non c'è stato. Se è così, dobbiamo immaginare, ovviamente la prova non ce l'abbiamo, che sia stato deterso con del liquido, cioè con l'aloe mirra, questa volta in soluzione oleosa, perché così si usava allora, oltre al fatto che questi 35 kg non potevano essere tutte quante sotto forma oleosa, se no sarebbe sparso per tutta la grotta, ma doveva essere in parte anche sotto polvere di polvere, messa lì come un materasso sotto il corpo. Allora la conclusione è questa: Gesù ha sofferto di un grave politrauma, cioè non un trauma di una parte soltanto, ma al collo, alla spalla e al torace. E il fatto che sia stato, si diceva prima, invitato, ordinato al povero Giuseppe Cireneo di portare la croce, non era semplicemente un fatto turistico, ma era perché Gesù aveva questo braccio, cioè penzoloni leggermente rotato, una spalla paralizzata, non riusciva neanche probabilmente a camminare, quindi era impossibilitato a portare la croce. Ma e qui abbiamo giocato con il professor Fandi, abbiamo immaginato che non ci fosse solamente il patibolo ma la croce, però il risultato è uguale. Noi preferiamo immaginare la croce, magari lo vedremo nella discussione perché. E allora, cadendo, il braccio si incastra, oppure il patibolo era direi legato in qualche modo alla trave, e la conclusione è che la trave si ribalta sulla spalla del povero malcapitato caduto, in questo caso il sottoscritto, aveva una croce di 1,5 kg di peso, e si capisce benissimo tutto ciò che abbiamo detto prima. Ma cadendo come braccia legate, inchiodata e così davanti, non aveva nessuna possibilità di difesa, per cui ha sbattuto con il torace, proprio crudo, sul pavimento. Ecco, ciò è successo una cosa, due cose gravi. Una contusione cardiaca, perché il cuore è appoggiato allo sterno, e una contusione polmonare, cioè anche il polmone è stato scomparso e ha avuto questa piccola emorragia. Piccola emorragia descritta in letteratura, cioè se il cuore, i piccoli vasi che sono vasi a bassa resistenza, cioè non turgidi, hanno cominciato a sanguinare. Quanto? Quando è caduto, ovviamente, e da quando è caduto fino a quando è morto sono successe circa 4 ore, perché Gesù è uscito dal pretorio intorno alle 11, dato l'orario romano di Giovanni, non alle 9 del mattino, quindi a mezzogiorno è arrivato sul Golgota e lì è stato crocifisso, alle 3 è morto. Quindi in queste 4 ore il polmone è assanguinato,
e quindi quello sangue si era accolto nel torace, il cosiddetto emotorace. E ecco qui, tanto per far vedere, ed è per vedere come si raccoglie il sangue, e probabilmente ha avuto anche una contusione cardiaca, cioè il cuore, e lì la contusione cardiaca è caratterizzata dal punto di vista anatomopatologico, cioè il muscolo striato quando è contuso va incontro a una degenerazione cerea, cioè diventa come la cera, biancastro, molliccio, degenerato in questo modo. Ed è identico al Salmo 22 di Davide, il mio cuore si è fatto come di cera e dentro la petto mi si va struggendo. Questa degenerazione cerea, questa contusione cardiaca, è molto probabilmente responsabile di questa morte, direi abbastanza rapida, di Gesù dopo 3 ore, mentre in letteratura fra contusione cardiaca e eventuale infarto passano generalmente parecchie ore, se non qualche giorno o anche settimana, così è descritto. Bene, a questo punto viene da pensare, allora Gesù di che cosa è morto? Non è morto di asfissia, dappertutto è un po' scritto che Gesù è rimasto asfittico, niente da fare. Gesù ha parlato, Gesù ha gridato e io da pneumologo posso testimoniare che quando una persona va in coma oppure va in insufficienza respiratoria cronica non è anche, neanche la forza di parlare, neanche la forza di dire qualcosa, certamente non di alzare la voce o addirittura gridare per 2 volte e dire compos sui alla Madonna ecco tuo figlio e viceversa e tutte quelle 7 parole, 7 frasi che ha detto. Tutto questo non è compatibile con una persona che perde la conoscenza oppure che è in coma oppure che è obnubilato nel suo sensorio. Emopericardio perché per via del fatto che la trafittura che non è stata nel quinto spazio intercostale come è scritto dappertutto, ma è stata invece nel sesto spazio intercostale, come diceva il professor Miani, che era un assistente mio professore nel 1957 a Padova e poi è andato a Gemelli a Roma, e con Monsignor Ricci ha scritto che secondo lui è stato trafitto al sesto spazio. E la prova l'abbiamo avuto evidente anche con il nostro caro Sergio Rodella, senza che io gli avessi detto niente, lui ha tirato fuori, mettendo appunto, facendo sotto lo scheletro in ferro, che non poteva essere se non al sesto spazio. Sono ortopedico, lavoro all'ospedale Sant'Antonio di Padova, PULS 6 Ucraina. Io sono l'ultimo che è stato introdotto in questo gruppo, ovviamente io quindi ritengo più anziano e competente di me per quello che è sugli studi sintonologici. Ecco, un aspetto, questo un po' per completare, siamo un po' tutti stanchi con questa lunga giornata, è l'osservazione per esempio su quelli che sono i punti di emergenza del chiodo. Noi della sindrome vediamo a livello delle mani soltanto il punto di emergenza del chiodo dal dorso della mano sinistra. Il dorso della mano sinistra non vediamo però e non sappiamo qual è il punto di ingresso del chiodo nella mano. Dobbiamo dire che la realizzazione di Rodella rende chiaro un dato, cioè che questo punto di emergenza è uno spazio, perché si dice spazio intermetacarpale, quindi nella vena palmare, non è a livello del polso, e sembra tra il terzo e il quarto metacarpale, in prossimità dell'inizio, cioè della base di questa ossa, ma direttamente laddove queste ossa avvicinandosi rendono difficile a un oggetto stare lì, perché la posizione di 2 ossa che si avvicinano fa sì che automaticamente uno strumento, un chiodo, vada per deriva, trascinato dal bordo dell'osso, ad andare a uscire un po' più in là. Dovremmo vedere un foro un pochettino più spostato dorsalmente. Tenendo presente che poi questo era un chiodo che doveva in qualche modo sostenere il peso del corpo, forse era anche associato all'uso di qualche laccio che doveva trattenere i polsi, però qualsiasi effetto trattivo avrebbe fatto sì che in quella zona dove non ci sono delle strutture anatomiche e dei legamenti che riescono a trattenere il peso, il chiodo avrebbe automaticamente strappato
lato la mano, quindi non lasciando un foro di uscita in quel punto, ma una lunga lacerazione fino al livello della testa, del metacarpale, dove esistono dei legamenti un po' più in grado di sostenere il peso. Cosa può aver fatto sì che un chiodo emergesse in quel punto, quindi così improbabile, così poco capace di sostenere il peso del corpo e così poco anche capace di resistere all'effetto di scivolamento del chiodo su una superficie contrapposta stretta di ossa che lo avrebbe trascinato? E qui abbiamo ipotizzato che il punto di ingresso del chiodo invece si sia collocato a livello del palmo in un punto più prossimale, cioè che il chiodo abbia percorso un percorso obliquo. A livello del polso noi in questa regione abbiamo il legamento trasverso volare del carpo, il famoso legamento che viene tagliato quando si fa l'intervento per il tunnel carpale. È un legamento molto spesso, è stride, è un legamento assolutamente robusto in grado di sostenere il peso del corpo. Già il dottor Verilacqua ha parlato di come era verosimile che i romani avessero preformato con uno strumento adatto un foro nel legno, in quanto la metallurgia dell'epoca probabilmente non rendeva opportuno provare con un chiodo direttamente a forare il legno, e quindi ci si trovasse di fronte a una situazione in cui il foro in cui doveva impegnarsi il chiodo sul legno della croce era già stato formato. Il nostro pensiero è che il soldato romano avesse introdotto il chiodo a livello del legamento del carpo, l'avesse fatto progredire nei tessuti molli della mano prima di incontrare lo scheletro osseo fino al livello tra terzo e quarto metacarpale, il chiodo fosse fatto poi uscire dal dorso della mano, avesse impegnato un foro sulla croce ipoteticamente collocato un pochino più in là, e quindi ecco, avesse usato un po' di mestiere soldato romano che chissà quante crocifissioni aveva già effettuato prima di quel momento, a mo' di leva per poter poi impegnare via la croce. Questo giustificherebbe la capacità di un chiodo di sostenere la mano, il fatto che il foro di uscita sarebbe stato trattenuto lì da un effetto trattivo sul legamento e una deformazione della mano che poteva trattenere il peso, e questo è un'ipotesi che spiegherebbe un foro in questo punto. Bisogna però anche dire una cosa, che dobbiamo immaginare il dolore assurdo che avrebbe potuto provocare ovviamente nell'uomo della croce un chiodo che, passando sotto il legamento del carpo, proprio urta, sfrega e stritola il nervo mediano che decorre in quel punto insieme ai tendini, fino ad impegnare. Oltretutto, questo potrebbe anche spiegare in parte il pollice che, oltre alla paralisi, abbiamo detto, del nervo mediano e del nervo ulnare, l'effetto di trazione che sul legamento del carpo questo effetto trattivo e deformante avrebbe potuto avere. Quindi infatti il pollice noi non lo vediamo perché sotto ovviamente è addotto rispetto al resto della mano. Un altro aspetto lo vediamo sul piede, ecco qui parlo l'ultima cosa che vi dirò, noi vediamo soltanto sulla sindone il punto di fuoriuscita del chiodo dal dorso del piede destro. Noi non vediamo in realtà e vediamo appunto anche a livello plantare. Non vediamo il foro a livello del piede di sinistro, però qui ovviamente non l'abbiamo ipotizzato tenendo presente ecco, di questa realizzazione. Questi che sono tecnicamente stati ispirati proprio ai piedi dello scultore Sergio Rodella danno l'evidenza della posizione del chiodo nell'unico piede visibile che è il piede destro. La sovrapposizione del piede sinistro ci è sembrata compatibile soltanto con questo tipo di posizione del chiodo. Nel piede destro siamo sempre al terzo e quarto metà tarsale, questa volta il piede sinistro siamo in una posizione un pochettino più avanzata nell'ingresso del chiodo e tra primo e secondo metà tarsale, ma abbiamo il piede destro ci dà l'unica direzione possibile del chiodo. Questo è molto combinato, vi faccio un po' di attenzione. La visibilità del foro d'ingresso e di uscita sul piede di destra ci danno anche la direzione del chiodo. Noi sappiamo che questo chiodo non poteva essere in questa direzione, quindi un piede che era adagiato sul legno della croce, perché altrimenti abbiamo avuto un effetto in cui il chiodo non permetteva di trattenere il corpo sarebbe automaticamente, si sarebbe sfilato e si sarebbe strappato il piede e poi il corpo sarebbe scivolato. Quindi
chiodo deve avere almeno una direzione trasversale o meglio ancora una posizione leggermente inclinata, quella che noi metteremo per trattenere un quadro sul muro, no? Se no avremo l'effetto cosiddetto della piccagnolo al contrario. Questo fa sì che il piede rispetto alla posizione della croce dovesse essere un po' scostato. Questo fa pensare che o ci fosse una struttura di appoggio sotto il piede aggiunta al legno della croce o sul pedaneo, oppure fosse stata ricavata con delle sgorbe all'interno della croce una specie di appoggio per il piede per poter far sì che la posizione rispetto al chiodo e rispetto alla verticale della croce fosse questa. Nessuna domande? Qualche curiosità? Qualche dubbio? Forse è una cosa un po'. Sì. Puoi venire a fare la qua? Sì. No. Riesci? No, sentite? Sì, tanto ho una voce molto, molto forte. Perfetto. E io la mia domanda era più che altro, oltre la sindone, ho visto che nelle presentazioni le sacre scritture sono state usate quasi come se fossero un testo scientifico, cioè una cosa. Molto coerente e non dico certa, però comunque affidabile, mentre invece nei Vangeli ci sono molte discrepanze tra i vari apostoli, quindi mi chiedevo se il fatto di utilizzare le sacre scritture per definire, per fare ricerche su che si rifacessero alla sindone potesse essere di per sé un errore, cioè era solo. Ma momento, quali sono le discrepanze? E io sapevo come per esempio nei quattro Vangeli l'arrivo nel sepolcro è descritto in modo diverso in tutti e quattro. Da una parte ci sono due donne, da una parte ce n'è una sola, da una parte ci sono due evangelisti, il sepolcro, la roccia è spostata, la roccia è rotolata, c'è l'angelo, non c'è l'angelo. E allora io lì mi chiedo, si può usare poi tutto quello che viene dopo, la descrizione all'interno del sepolcro, tutto quello che viene detto prima, anche pensando che i Vangeli non sono poi stati scritti immediatamente, quindi sono stati scritti un bel po' di tempo dopo. Non è una critica, non so se mi sono spiegato, cioè però proprio chiaro, per il valore scientifico, certo. Solo per quello. Allora, c'è da dire una cosa però, quali erano i testimoni oculari e quali sono le cose riportate? Perché per esempio Giovanni fu l'unico degli evangelisti che era presente alla sepoltura, quindi di lui possiamo fidarci, tant'è vero che lui per esempio non parla di sindone ma parla di otogne. E questo è un punto che è stato messo in evidenza proprio per dire, no, vedi, non era la sindone, ma era una bende, come è stato tradotto malamente anche recentemente in italiano, e di conseguenza varie cose. Stiamo attenti che gli altri evangelisti hanno sentito dire e quindi la loro descrizione è più sommaria e loro parlano per esempio di sindone. Viceversa, l'apostolo Giovanni, che fu presente, non si sentì di parlare di sindone perché c'erano tutti gli altri lini, il sudario, probabilmente i rotoli di bende, come ho accennato prima, avvolti di sostanze antiputride messe lateralmente al cadavere, eccetera, per cui lui scelse una parola otonia che sta a indicare lini al plurale. Quindi stiamo attenti che bisogna analizzare bene queste cose, se poi passerò la parola all'esperto, ma secondo me dal punto di vista di non esperto dei Vangeli eccetera osservo questo, alcuni erano testimoni oculari, altri hanno scritto per sentito dire. Questo Osonia, voglio dire una cosa, che a volte si fanno tanti discorsi appunto perché c'è un po' di ignoranza. Sono andato in cerca sulla 70, la Bibbia tradotta, quella la traduzione della Bibbia in greco, e mi sono imbattuto perché sono parole poco usate queste. Sul racconto, forse sapete qualcosa, di Sansone doveva prendere la moglie, e quando va a prendere la moglie è un po' contrastato perché sarebbe stata una filistea. Comunque
va e fanno la festa come si suol fare presso i filistei, presso gli ebrei, e durante la festa si fanno degli enigmi, degli indovinelli. E lui, che aveva avuto l'esperienza del leone che aveva ammazzato, ha proposto un enigma. Erano in palio, se indovinavano, 30 tuniche, scritto in traduzione italiana, e 30 cambi di vestiti. Andate a vedere cosa dice il testo ebraico. Il testo ebraico è questo famoso Sadinin, sindone viene da Sadin. C'è Sadinin e va bene. Come traduce il greco? E abbiamo due versioni greche autorevoli, una A e una B, come sono chiamate. È interessante che nella versione B viene ripetuto Sindonas, e poi la muta di vesti di Matteo e tutta un'altra cosa. Ma Sindonas, che vuole dire, questo tradotto in italiano, tuniche, che non va bene, perché in ebraico per dire tunica c'è, e la parola tunica viene dall'ebraico, proprio katonet. Sindonas, io dicevo, ma te, su una cosa di nozze, qual è la dote che viene portata oltre ai vestiti, anche fino a tempi poco recenti? Sì. Lenzuola o no? Lenzuola, e lo dico, quel sardinin lì vuol dire lenzuola. E put a caso nella traduzione greca B, ho detto, sì, 70, trovi proprio la sinonimia nell'uso, ortonia, che nell'altro era sindonas, e poi vesti, mutamento di vesti, eccetera. Proprio la omonimia, quello che ha tradotto in greco, il primo ha ripetuto sindonas, per dire lenzuola, diciamo noi, o mettete pure tuniche, lini, di per sé vuol dire lini. E nella versione B, chiarissimamente la sinonimia, sindonas corrispondeva esattamente a osonia, e ambedue vorrebbero dire lini, generico. Poi naturalmente la specificazione la trovi quando dici, bene, a che cosa si era riferito, io dico lì, ma senti da che mondo a cosa ti riferisci? Alla dote della sposa, alle lenzuole, che poi venivano usate in questi casi così, da per tutto il mondo. Posso dire prima però? Ultimo accenno alla domanda. Oggi abbiamo parlato di tantissime cose, 4-5 ore di pomeriggio, e stupito che siete ancora qui a resistere. Volevo puntualizzare una cosa. Cercate di capire, tra tutte le informazioni che vi sono state date oggi, alcune sono ipotesi, altre sono percorsi e metodi. Allora, nella realizzazione del modello richiamo quello che ho fatto vedere prima, cioè abbiamo fatto due ipotesi. Lettura dell'immagine sindonica, modello canonico. Per arrivare a questo non abbiamo bisogno di nessuna riga del Vangelo. La cosa interessante è che una volta che c'è questo, nascono tutta una serie di domande, di ricerca di conferme su tutti i livelli, e la cosa interessante è che le risposte arrivano, ma è una questione di posizione delle informazioni, e cioè, un conto sono, diciamo, il risultato, passatemi il termine, rigoroso scientifico, che però arriva solo a un punto. Da questo punto in poi si apre tutte le possibilità di lettura, di interpretazione, di ipotesi, a questo punto sì, di conferme anche sulla lettura, diciamo, dei testi, eccetera, oppure di interpretazione anche sul piano medico, perché ho presente l'espressione che ha fatto il professor Bevilacqua la prima volta che è andato a vedere qua il braccio nell'ultima versione, diceva: e cavoli, sembra che sia proprio il concetto della paralisi, eccetera, cioè la vedo proprio, perché questo braccio destro è più vicino del braccio sinistro, ma nasce proprio dal fatto che si può, perché con tutti i motivi che abbiamo visto prima, trova una giustificazione, lo trova una conferma, ma non è nato perché doveva essere così, è perché è l'unico modo con cui si riesce ad arrivare alla posizione delle dita dove la sindone dice che bisogna arrivare. Non so se
se sono riuscito a chiarire il concetto. Cioè, c'è un prima e c'è dopo, diciamo, dopo sull'ipotesi. Le ipotesi sono ipotesi, quindi possono essere o confermate o smentite, ed è giusta questa considerazione che è stata fatta. Tutto qua. Un aneddoto, scusate, mi pare di aver sentito che l'attore che ha fatto il film Passion di Mel Gibson, proprio mentre portava la croce, cadde e si bussò la spalla. Dopodiché la scena fu lasciata perché rendeva molto, molto, era molto cinematografica, ma vi raccontate aveva sofferto in un modo estremo. Quindi la stretta fosse la pietra. E l'unico dubbio che ho avuto è stato: ma come fa a stare un uomo così steso? Adesso vedendo la statua mi viene in mente, la statua è molto più, pare, a vista d'occhio, molto più lunga della pietra. Poi su un'altra cosa come fa, studi che hanno fatto, hanno detto proprio, per esempio, che 2 anni fa, l'anno scorso, hanno scoperchiato, cioè quello che vediamo noi non è proprio la pietra su cui è stato poggiato Cristo. Ecco, volevo sapere se dopo questa o prima avete preso le misure, vi siete fatti scoperchiare in qualche modo la pietra che viene mostrata a tutti, avete avuto delle sorprese in merito, così. Non ho tanto da dire. Beh, ma allora, no, più che difficile, l'accesso non è autorizzato. Persone, poi se non lo richiedono prima. Cioè, 2 anni fa sono state fatte appunto queste analisi tra l'altro molto particolari, perché hanno portato dentro anche strumenti elettronici per fare alcune misure, e è stato pubblicato, io non c'ero, è stato pubblicato che questi strumenti si sono bloccati, hanno avuto un'influenza non ben identificata e per un qualche periodo di tempo c'è stata questa influenza. Tra l'altro questa influenza sarebbe coerente con quello che vi ho detto prima riguardo al fuoco santo e riguardo a quello che è rilevato quello scienziato russo, che rileva appunto questa presenza di campi elettrici anomali. Quindi forse ancora adesso nel sepolcro c'è qualche cosa di questo tipo, purtroppo però non permettono di fare analisi. È così importante, sì, ma bisogna fare domande, eccetera, eccetera. Tra l'altro anch'io ero interessato a studiare il fuoco santo e mi hanno detto che devo fare varie domande di accesso, eccetera, eccetera, ma gli ortodossi, che sono loro che regolano queste cose, sono contrari a analisi scientifiche. Ho trovato però un palestinese proprio quest'anno che era interessato a queste cose e allora gli ho fatto fare già un primo esperimento. Come? No, no, mafioso, no, no, semplicemente. Io ho detto, no, no, mi ha chiesto qualche cosa, qualche dettaglio, tipo una domanda che mi ha fatto lei così. Allora gli ho detto: senti, vai e prendi questo fuoco santo, sapete che dura solo mezz'ora, poi questo fuoco santo si trasforma in un fuoco normale. Allora, in questa mezz'ora ho fatto accendere una candela con un fuoco normale e confrontarla col fuoco santo di un'altra candela. Sopra gli ho fatto mettere un fazzoletto che poi mi ha mandato e adesso sto studiando appunto le differenze. Già posso dire appunto che questo fuoco santo non scalda oltre, diciamo, i 50-60 gradi. Ecco, quindi questa è una prima analisi che si può fare. Non ho risposto alla sua domanda perché ovviamente non è possibile, ma deve sapere che tutto il Santo Sepolcro è stato raso al suolo, dicono. Raso al suolo vuol dire che fino all'altezza di mezzo metro circa dovrebbe essere rimasta la pietra tombale, che però adesso è stata ricoperta perché i pellegrini dei secoli la continuavano a asportare come reliquia. Quindi quello che noi andiamo a vedere nel Santo Sepolcro è tutto rimesso. Sì, lo so. Ecco appunto. Però sopra c'è la parte nuova, sotto c'è la parte caratteristica appunto. Ho sentito che avete parlato di, complimenti perché questa analisi è molto interdisciplinare, quindi è piuttosto interessante. La cosa che volevo chiedere, ho visto che avete fatto riferimento nelle vostre analisi a naturalmente la Sacra Sindone, poi il Lancia di Longino,
la ricostruzione di chiodature eccetera eccetera, come l'avete fatta? Avete consultato dei metallurgisti? Avete ricostruito in qualche modo? No, ci sono poche informazioni, qualche informazione c'è, però sembra che ai tempi dei romani i chiodi fossero a sezione quadrata e così venivano anche costruiti anche qualche secolo fa, quindi non è facile, non è difficile trovare chiodi di questo tipo, che fino a 4-5 secoli fa erano comunissimi, chiodi battuti. Dico due parole anch'io, concludendo che comunque sono stato contento che sia stato un pubblico così vivace, insomma, che abbiamo quasi riempito l'aula, e poi ringrazio il professore di Padova che, insomma, abbiamo avuto l'occasione di averli qui, poi speriamo di fare altri convegni di questo tipo, ecco. Poi esatto, sì, approfondiamo, i argomenti sono interessanti. Poi, direi, se no ci sono altri interventi, speriamo di sistemare. Adesso dobbiamo riparlare tutto, portare sua mano e quello dobbiamo portare dallo scultore, sono stato lavorato. Ecco, se volete fare un video. E chi è che vuol venire con noi dallo scultore?